cari fratelli e sorelle tanto amati dal Signore, pace e bene a tutti voi da parte del Signore Gesù. E diciamo insieme, siano lodati i Sacri Cuori di Gesù, di Maria e di Giuseppe, ora e sempre. Ecco la parola di vita per oggi. La messe è abbondante, ma sono pochi gli operai. Gesù sta insegnando in varie città e villaggi. Vede la gente disorientata, assetata della sua verità, bisognosa di amore, ma sono pochi coloro che la possono aiutare. Allora invita i discepoli a pregare il padrone della messe che mandi nuovi operai. Continuiamo anche noi questa preghiera. Ti rendiamo grazie, Signore Gesù Cristo, perché hai chiamato anche noi ad essere operai nella tua vigna, per portare te al tuo popolo. Ed ora accogli con fede la benedizione del Signore. Nella Divina Volontà, benedico il tuo spirito, l'anima e il corpo, benedico la mente, il cuore e la volontà. Benedico tutto ciò che ti circonda, il fuoco, l'aria e l'acqua per purificarle. Benedico il cibo, perché sia per te come nutrimento sano per il corpo e la mente. Benedico le medicine che prenderai come dalle mani di Dio per darti salute. Benedico la casa, famiglia e figli. Benedico i tuoi cari vivi e defunti. Benedico la macchina, il posto di lavoro e la scuola anche online. Ti benedico per aiutarti. Ti benedico per difenderti. Ti benedico per consolarti e perdonarti. Ti benedico per farti santo. Questa benedizione nel nome del Padre comunichi in prima nella tua volontà in sigillo della sua potenza, restituendola sovrana di tutto. Nel nome del Figlio Gesù comunichi in prima nel tuo intelletto il sigillo della sua sapienza. Nel nome dello Spirito Santo comunichi in prima nella tua memoria il sigillo del suo amore. Ti siano restituite le forze dell'anima e del corpo. Sii risanato da ogni infermità spirituale e corporale. E arricchita e abbellita di ogni bene e virtù sia la tua anima. E per intercessione, la Beata Sempre Vergine Maria Madre e Regina della Divina Volontà, ti benedica Dio Onnipotente, il Padre, e il Figlio e lo Spirito Santo. Lodiamo il Signore perché è buono, eterna, infinita, meravigliosa e la sua misericordia per noi. Ed ora, ascolta Gesù, che parla al tuo cuore e ti dice: anima cara, hai visto poco fa un amico molto ammalato e ne hai avuto compassione. Che cosa dirai al tuo grande amico quando penserai alle sue sofferenze? Contemplale con amore, perché sono tutte per te, sono tue, abbi l'umiltà di ricoprirtene. Cari fratelli e sorelle, a tutti voi, pace e felicità nella Divina Volontà. Siate sempre, Ave Maria, prega per noi.